Ciao Ombraman, ok. Domanda interessante. Allora, se non ti saprei dire se i bits sono tassati e se le donazioni invece. Non saprei dirti. Diciamo che qualsiasi cosa ci sia, i 4 metodi di guadagno dello streamer sono tramite sub. Ora che sia una sub regalata, una sub pagata 4,99 o una sub con Amazon Prime, la stessa cosa. Con le sub sembra strano, ma con la sub con Amazon Prime guadagno di più che con la sub pa che pagate. Quindi se avete Amazon Prime, avete la sub gratuita e io ci guadagno di più che se la pagate. Quindi ci sono le sub, la donazione, tutto quello che diciamo tu mandi, quello mi arriva dritto dritto su PayPal, quindi la donazione è proprio una cosa diretta fra te e lo streamer. E idem i bits, i bits così come li mandi li arrivano. 100 bits sarebbero 1 euro, 1 dollaro, non 1 euro. Quindi no, questi qua sono i metodi di guadagno dello streamer. Oltre, vabbè, alle pubblicità, eccetera, diciamo quelli che possono fare gli spettatori per supportarlo sono questi. Dai, Ciri, dai, fuck. Grazie, Turbo. Venom, raga, Venom, il figlio di puttana. La cosa scocciante è che su YouTube non si può bannare. Qua su Twitch è così facile, no? Arriva uno, rompe il cazzo. Ban, easy proprio. Senza alcun tipo di disturbo, senza alcun tipo di difficoltà. C'è un bellissimo tastino qua, c'è proprio un cestino. Io prendo lo cestino, proprio all'intera persona. E invece su YouTube no, su YouTube non c'è proprio questa opportunità. Su YouTube posso cancellare il commento singolo, su YouTube posso segnalare il commento singolo, ma a meno che non sono io un cretino e non l'ho trovato, su YouTube non c'è come bannare una persona dal tuo account. Vabbè che poi tanto uno se vuole se ne fa altre 10, però nel senso comunque ho capito. Avete capito il senso? Quel cazzo di Venom si vede ogni giorno, tutti i miei video li commenta tutti quanti, anche più volte, c'hanno anche più commenti suoi. È proprio un cretino. Ah, ma sei un campione. Oh, Neo. Nice. Allodex, non ho idea. Non. Devo essere onesto, non mi sono proprio assolutamente interessato. Nel senso, non ho notato. Ma non dovrebbero esserci Usopp né niente quest'anno. Non ho, ero rimasto a una cosa che forse le avrebbero spostate in autunno, ma non ho proprio idea perché però mi sono interessato più di tanto. Vedremo. Già diciamo se fosse stato quest'estate. Well, that's nice. Bello, bello old. Qua contro la donna cannone. Lasciamo fare a lei, visto che abbiamo notato che è molto aggressiva. Sì, a colore Amen. Sì, a scala Amen. Good luck raga, siamo stati chiamati. Come on, su Q99, come on Jack. K8. Nope. Siamo quasi morti, abbiamo un buio. Tre bui.
cazzo Rai 6. Peccato, beh, premi 5 centino al primo. God damn it. Bello. 50% di... Coffee rebuy. Vai vai, grande, grande, yes. Con piacere, sereno. Che campione. Cuori, occu. Te lo meriti, amico, te lo meriti. Mi dispiace, ma non mi dispiace. Troppo PV pure se siamo in bolla. Ok, yes, siamo riusciti a vincere 60-40. Questo è un piattone molto importante. A 22 left. Bello, bello così. Questo è molto ai limiti, ma contro reg secondo me può essere ok in ball. Boom. Due di fila ci porta a essere secondi in chips. Bello. Sì, quello che promuove una room sopra la mia gruppo. Non lo vedi? Passo K. Ok, good luck, 47. Per rispondere a Dreamer, innanzitutto ciao, piacere di conoscerti. Gioco su Stars, assolutamente sì. E ora non vedo i tornei perché abbiamo perso quello che abbiamo giocato oggi, ma in genere gioco tutta la scheda di Stars dalle 2 alle 5, alle 4, come diciamo. Shova, sono 6 bui. Good luck. Che è un 8 magico, ci va bene. Non so se posso mai foldarlo là, non credo, sincero. Però se eravamo in bolla piena. Ma comunque qua, fiori, K asso, fiori. Ok, Nick. Un attimo qua, raga, 12 left, dai, piattone, 5-5 asso 9. Yes, vamos. Facciamo per flip. Ritorniamo ai 150. Pulitissimo. Show, call. Asso Q. Yes. Pot da 5. La che K. Asso Q. E abbiamo anche QQ al final table. Quindi vediamo un attimo qua. Ok, lo short. Chiama. Ok, vediamo se riusciamo a vincere. È un call di merda. E vinciamo. Andiamo subito qua sotto. Shova short. Asso jack. Asso jack raddoppia su di noi al final table contro Cucù. Piatto tra virgolette piccolino, però salire da 300 a 400.000 cambia. Back to back. Asso 8. Risciviamo. Ciao asso K. Jesus. Zack. Tutti i quadri. E gli 8. Wow. Abbiamo 3 bui.
raga, come fate a dire che non si può scivolare da sotto? Cioè, se quello ha scivolato 5 buchi, voglio, ma state scherzando? Andiamo. Super Ken Wii, niente Q principalmente. Oh, ma guarda chi c'è, una Q. Oh, Jack, ma chico, non avevo alcun dubbio. Bene così, ci prendiamo tutto. C'era sia un 10, sia una Q, che flop di merda. 4-4, KQ 2. Ma vaffanculo, che noia, finita, madonna. 10 reshove, 2 Jack. Va bene, no Q, no 10, principalmente no Q. Doppiatone, 23 left, siamo secondi. Adesso vediamo il milioncino prima della pausa. Io con l'inizio final table dopo la pausa, amico mio Ninetto, cosa mi value betti tu la 6-6-7-7? Vediamo se Jack folda entrambi. Ok, call, good luck. Abbiamo due overcard, backdoor, eccetera. Andiamo sopra. Bene, K-alto is good. La cazzo K, raga. Oddio, ecco il piattone che vi dicevo sarebbe arrivato proprio contro di lui. Poi chiamiamo un reg, sappiamo che shova giusto. Good luck. È un mega piattone. Arriveremo straship leader al final table. Wow. Dicevo, dai cazzo, 2 su 2, 70-30 in questo momento. Sarebbero stati veramente molto sfortunati. Ho fame, sciove. Sciove asso jack. Riprendiamoci le nostre chips da mano a Blankets che snappa. Flip. Yes, we can. Ritornano le nostre adorabili chips. Apriamo. Ok, good luck, raga. Boomede, vamos. Vladi ha fatto anche la sub. Grande, al momento perfetto. Grandissimo, Vladinch. Magico River, heads up. 335 euro garantiti. Partiamo un pochettino in sfavore con sotto. Call. Easy. Easy ass, easy. Ci ha detto pure good luck. Ma secondo me eravamo buoni anche prima del K. Se poi gira un asso, beh, sorry, vertigine. Figo. Ma preferisco fare call. Lasciarlo casomai bluffare anche River. Penso che sia finita, raga. Speriamo.
Sapevo, eravamo buoni. Perché non rappresentava nulla, quindi sì, eravamo buoni anche col 5, avrei continuato a chiamare comunque. Vinciamo il torneuccio. Oh, è toccato. Via, nice. Ce la pappiamo noi, ce la pappiamo noi, ce la pappiamo noi. Ce la pappiamo noi. Ce la pappiamo noi. 4 left, 162 euro, La garantiti. range, che show, fame, dai, che ti voglio schiattare, dai. Come on, per andare a 3 left. Come on, can we make it? Yes. Yes. Yes, we can. 3 left. Ciao, fame, ti copro. Ok, good luck, raga. Yes. Diciamo il 60-40 per andare in heads up. Vedi, 60-40 che contano abbastanza. Jesus. Questo è della fold, però non lo so. Vedo no. Volte snappa, a volte folda. Ci sono tanti draw alterna dove può bettare. Ovvio se c'è un jack o no, ma non folda. Però perché sono tanti draw, quindi spesso sono in bluff. Qui penso che check, che sciviamo. Quadri o 10 uscito 7 quadri. Perdiamo le zap, perdiamo le zap, le mettiamo dentro da sopra, le mettiamo dentro da sopra, che ci puoi fare? Non holdiamo, vediamo, vi saluto raga, buona serata, grazie per essere stati qua fino alle 21, ma sei ci vediamo domani, chiama il dovere. Ciao Rocco.